È la prima serata con il Green Pass e noi siamo al cinema, al Chuck City di Rocca San Giovanni, direttore Tony Zitella. Dunque, un'altra regola. Sì, è un'altra regola e sicuramente è un aspetto positivo perché garantisce maggiore sicurezza agli utenti. È chiaro che oggi insomma, è una giornata un po' fiacca perché suppongo che le persone siano un attimino un po' stanno vedendo un po' come comportarsi, aspettano un attimino, per cui non c'è sicuramente il pienone questa sera. Speriamo che il Green Pass funzioni anche attraverso la responsabilità di tutti, perché in tal modo potremo proseguire la nostra vita, perché vorremmo evitare di richiudere di nuovo, come purtroppo è accaduto già due volte per quanto riguarda il cinema. Vogliamo ricordare quali sono insomma le regole? Beh, allora bisogna venire muniti del Green Pass, noi lo controlliamo con un documento di identità per attestare che appunto il possessore di quel Green Pass è la persona che effettivamente entra, misuriamo anche la temperatura così a buon peso e quindi con la massima sicurezza, anche perché si resta con le mascherine, c'è sempre il distanziamento, quindi non c'è, mi viene veramente così, non c'è più posto più sicuro del cinema in questo momento. Ed in una delle sale del Chuck City è stato proiettato il docufilm Gli occhi di Liborio, insignito del Pegaso d'Oro e Premi Flaiano 2021, ispirato al romanzo Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, dello scrittore lancianese Remo Rapino, vincitore del Campiello 2020. Il docufilm, prodotto da Rete 8, è nato da un'idea del direttore Carmine Perantuono, in collaborazione con l'agenzia Scribo, ed è stato realizzato con la regia di Antonio D'Ottavio. E la storia di quel cocciamatte di Liborio arriva anche al cinema, professore Remo Rapino. Sì, e Liborio continua a vivere direi quasi autonomamente anche su altri piani artistici e estetici, perché c'è stato questo docufilm dovuto all'idea di Carmine Perantuono, dell'agenzia Scribo, delle sorelle Fazio, insieme a un mio contributo. Poi c'è stato un burattino che è diventato Liborio, addirittura una piadina che si chiama Liborio, e addirittura, cioè anche ieri sera l'abbiamo visto davanti all'ippodromo, una canzone, un cantatore genovese ha fatto una canzone, ha composto una bellissima canzone, suggerire era un collega di De André, quindi molto bravo, si chiama Cocciamatta, e quindi usando un po' il dialetto gergale nostro, ma anche una musica molto trascinante. Quindi Liborio è diventato un personaggio che riesce ancora a parlare con più voci, con più forme, e io sono contento di questo. Liborio dunque è uscito dal libro? Liborio è uscito dal libro e forse è entrato nel libro soltanto per far capire che bisogna uscire dai perimetri troppo stretti e che quindi bisogna aprirsi alle cose del mondo, bisogna aprirsi agli altri. Credo che Liborio sia un personaggio simbolico che senza rendersene conto invii continuamente messaggi di amore, di accoglienza, di accettazione della diversità. Forse questa è la sua caratteristica più importante. E questo esordio di Liborio al cinema in una serata da ricordare, anche perché è la prima serata al cinema con il Green Pass per l'accesso. Che cosa direbbe Liborio? No, Liborio sarebbe vaccinato sicuramente, avrebbe il Green Pass, perché capirebbe, a differenza di molti, che avere il Green Pass equivale alla possibilità di andare dappertutto. Che si è liberi se si ha il Green Pass, non il contrario, così come il vaccino è una forma di libertà, non l'abbandono della mascherina, e quindi Liborio sarebbe sulla linea delle persone intelligenti, diciamolo così.